Altro giorno, altra corsa, altra giornata di lavoro con il mitico Andrea. E oggi cerchiamo di risolvere questo problema qua. Come vi avevo già accennato in un altro video, il problema è questo, che la pompa fa rumore quando la pressione è bassa, quando l'acqua esce così per bene, il rumore non si sente più. Vediamo di risolvere con la fiamma A20. Vediamo di risolvere. Abbiamo trovato tutti gli innesti che ci servivano in un negozio nautico e vediamo come andrà. Penso che siamo gli unici che per cercare dei raccordi li cerchiamo nel porto Possibile, turistico, raccordi bellissimo. Raccordi di classe. Non vi diciamo dove siamo, ma siamo in un porto turistico. Io sto Ciao fuori al Marie. van, sto. Siamo tornati. Sentivate la nostra mancanza. Il microfono lo metto qua, quindi guarda qua, mi raccomando. Ok. Ok. E niente, quindi ci siamo lasciati da un altro, l'ultimo video, Luca e Andrea, per chi non ci conoscesse, due matti del van, del mondo del van, lui più di me. Avevo dei problemi, ok? Uno compra un van e chiaramente la prima cosa che c'è è che hai dei problemi e ti viene subito quella voglia di fare degli upgrade, però questa volta veramente avevo un problema. E tiriamo le orecchie al gruppo Trigano ufficialmente perché dico non è possibile, no, spendere una cifra importante per poi an dover andare a risolvere dei problemi e mentre li risolvi ti accorgi che ce ne sono altre mancanze e quindi ti si creano altri problemi, altri obiettivi, però diciamo tutto risolvibile. Il problema più grande che io avevo, Andrea, era quello che quando aprivo l'acqua da qualunque rubinetto, diciamo aprendo poco il rubinetto, quindi poca pressione, il camper praticamente faceva un rumore incredibile, dalla pompa al bagno praticamente ti vergognavi quasi di aprirla perché si sentiva anche all'esterno. Quando invece si apriva l'acqua a tutta quanta pressione, il problema non sussisteva chiaramente perché i tubi venivano riempiti di acqua. Allora, consigliato anche da Andrea, non è sponsorizzato il video purtroppo, anzi Fiamma, se ci vuoi sponsorizzare, che qua è un periodo che stiamo a spendere tantissimo, quindi ci potete chiamare Fiamma, noi siamo belli accesi e quindi accendiamo tutto. E quindi che è successo Andrea? Raccontiamo che cosa abbiamo fatto, poi tanto si vedrà nel video, no? Mentre andiamo alla ferramenta. Sì, no, semplicemente montando un vaso di espansione si è creata una pressione costante dell'acqua, perché prima quando metteva al minimo la pompa attaccava e staccava e faceva un effetto risucchio sui tubi che sbattevano all'interno, diciamo, della struttura nel bagno o sulla lamiera del furgone, facendo rumore proprio ta 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 ta. E quando apriva tutto no, quindi serviva un qualcosa che rendesse costante il flusso dell'acqua. Col vaso di espansione appena montato, appena acceso, risolto completamente il problema. 38 euro, con 38-39 Sì, euro si risolve. Quindi quello che ci siamo chiesti è questo: ma perché ah, se specifichiamo che tu hai una pompa esterna, pompa esterna, a differenza del POSL che ha che io ho una quella a pompa immersione, interna, immersione, che non ho nessun che problema. non dà quel problema, può darne altri, però c'è chi preferisce quella, chi preferisce quest'altra, perché Quelle si c'è rompono. Si elettronica, quindi rompono, ogni tanto si rompono, ma con 5 minuti la cambi. si sistemano. Immagino vogliate vedere il risultato finale. Vabbè, ve lo mostro subito, subito, subito. Questo è il risultato finale, questa qui è la pompa e questo qui è il vaso di espansione che al momento si muove, messo in verticale, si può mettere sia in verticale che in orizzontale, troveremo una staffa che allunga e lo poggerà lì o altrimenti può stare tranquillamente appoggiato in questo modo, è veramente un risultato favoloso. Questi qui sono i due spinotti che abbiamo trovato, un po' cari, 16 euro li abbiamo pagati, però sono innesto rapido, veramente favolosi, sono soddisfattissimo. Nuova situazione acqua, aperto tutto, aperto poco. La pompa non si sente più.
getto d'acqua, perfetto, e siamo felicissimi, ci accontentiamo di poco. Il problema che abbiamo trovato più che altro è che vengono utilizzati dei tubi, quelli dei tubi perché blu o rossi, sì, che sono molto rigidi, cioè sì, che non possono fare curve, e non li avevamo, e in più gli innesti. Certo. Gli innesti. Ma avere gli adattatori per montare questo. E per trovare questi adattatori siamo andati appunto a un negozio che poi di nautica, vedete, sì, di nautica, che vedrete poi nel video. Gentilissimi, li abbiamo trovati abbastanza economici, perché due innesti 16 euro. La nautica quindi niente, costa poco. La nautica costa poco, ma noi ci siamo prestati a questa cosa. Per cui abbiamo montato il tutto con poi abbastanza semplice è stato. Sì, alla fine sì. E il risultato è stato ottimo, quello che poi avete visto nel video. Però questo video perché l'abbiamo fatto, oltre che per dire che se avete un problema chiamate Andrea, no, se avete, oh no. Non lo chiamate, se avete un problema del genere, di questo tipo, sappiate che si può risolvere tranquillamente. Io ero arrivato al punto che non potevo farmi la doccia, ero in un campeggio con mio figlio e mia moglie, mi vergognavo a aprire l'acqua perché da fuori si sentiva un rumore incredibile. Tu perché quello, vai in campeggio, se vai libero non hai questi problemi. Sì, io in quel caso ero nel campeggio, quindi la gente mi guardava, ma che stava decollando questo van, sembrava, sì, no, sembrava un elicottero, sì. Invece è stato risolto, quindi sono ultra contento. Questo per dire che preso un man senza conoscere molto il settore, o meglio, in teoria uno lo conosce bene perché comunque ha modo di leggere, di guardare video, di informarsi e tutto, però poi in pratica quando tu lo ordini e ti arriva il mezzo e lo hai pagato, cioè quello ti prendi, quindi io sì, alla fine ti devi accontentare di quello che ti arriva. Io sono felicissimo di averlo. Chiaramente se avessi saputo delle cose prima avrei pensato, no? Tipo anche un po' la coibentazione, che è coibentato sì, coibentato no, più no che sì, diciamo. Quindi specialmente le parti, i tubi che toccano alla lamiera. Ma il problema, cioè, a parte la coibentazione, è proprio il come è stato montato. Perché far passare quattro tubi dell'acqua appoggiati alla lamiera, dove non c'è coibentazione nella parte laterale sotto il letto, è da arresto. Cioè, se specialmente per uno che vive in montagna, ma cioè, dei tubi che toccano la lamiera, ormai quando avvi l'acqua il tubo fa questo rumore qua, a parte il rumore, ma poi a contatto con la lamiera, se vai a meno già 2-3 per qualche giorno si ghiacciano i tubi, ecco, con i relativi problemi. Per cui sì, poi quella coibentazione che abbiamo trovato anche il rivestimento della ruota, no? Dove passa il passaruota, cioè è un materiale, un millimetro di qualcosa che si scolla, che quindi, anche montato un po' così frettolosamente, con materiali dire, un po' così. Non si trovano, è arrivato il cliente, vendiamoglielo. Oggi che si trovano, quindi fate attenzione, guardate. Capisco che se si deve ordinare poi si lascia la caparra e poi quando arriva il mezzo uno se lo deve prendere così com'è. Però informiamoci su tante piccole cose, perché ad esempio spendere più di 60.000 euro oggi, perché questo mezzo qua starà intorno ai 63-64, oggi il tuo penso abbia superato 73-74 più tutti gli accessori, folle veramente. Perché dicevo questo, ecco, vista la spesa, spendere una casa costruttrice 1.000 euro, 700 euro, 1.500 euro per rimettere tutto un Armaflex, su tutto, sì, un tipo Armaflex, un materiale del genere, su tutto il van, sopra, sotto, di lato, io penso che sia un gioco da ragazzi. Ma allora non gli costa questa cifra in fase di produzione? Gli costerebbe, no? Molto meno, ovviamente. Ora, io se volessi farlo, Andrea, dovrei andare... Cioè, ragazzi, non stiamo parlando del solito problema che uno apre i portelloni posteriori e non trova nulla, e lì non ci deve stare nulla perché c'è un ponte termico allucinante, non serve coibentare dentro i portelloni, ma lateralmente, dietro il rivestimento del mezzo, cioè non c'è niente qui. Ecco. Non c'è niente, poi fai una foto, fai un video, gli fai vedere la situazione, che si può risolvere, tutto si può risolvere. Sì, lo risolveremo, perché però lo venderemo anche meglio, no? Lo venderemo anche meglio di come avrebbe, certo, fatto la casa madre, quindi avremo una insonorizzazione, un livello termico abbastanza importante, anche perché vado in montagna, quindi sicuramente si risolverà, ma non voglio risolverlo io, cioè io non posso comprarmi una BMW, pagarla 80.000 euro e poi andare in giro con la cassetta degli attrezzi, perché può darsi che se vado a Livigno può darsi che non mi riparte e devo intervenire. Non ti verrebbe mai in mente, perché nel van e nel camper sì, è vero che c'è tanta elettronica, ma tanta elettronica sta ovunque.
Quindi è un po' un discorso, una bella mancanza, questa difficile, una bella mancanza. Comunque abbiamo risolto, grazie ad Andrea. Ora ci godiamo queste modifiche fatte. Finalmente posso fare una doccia tranquillamente. 4 giorni, sì, no, mi lavo da 4 giorni così a pezzi, anche col dito così, quindi non potete capire. Ma qui, grazie al Max Fan, cioè aria a go-go. Va bene, grazie. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciateci qualche commento, chiedeteci anche eventualmente qualche consiglio se avete avuto e avete gli stessi problemi. Se possiamo aiutarvi, saremo ben lieti di farlo. Ci vediamo al prossimo ciao, video. Ragazzi. Ciao, grazie Andrea. Ciao.